E in piedi. Seduti. La giuria ha raggiunto un verdetto? Sì, vostro onore. La giuria dichiara le imputate... Obiezione! Niente obiezioni. Il processo è finito. Cosa? E quando è finito? Stavi dormendo. Giudice Joe Brown, noi, le Chanel, dichiariamo che questo processo è una farsa. Mi era sembrato di capire che avevo l'inalienabile diritto a una giuria di miei pari. Guardi, questi ippopotami non sono miei pari. Io sono una ragazza ricca, snella e sexy. E questo mi dà il diritto ad avere una giuria di ragazze ricche, snelle e sexy che capiscano quanto sono meravigliosa. E che capiscano che noi siamo tutte e tre innocenti. Vostro onore, la giuria dichiara le imputate colpevoli di tutti i 47 reati a loro ascritti. Ordine in aula. Beccati questa. Questa è una presa in giro, giudice Mathias. Questo è un tribunale fantoccio. E io scelgo di ignorare questo verdetto. Cosa? Non potete ignorare il verdetto. Quale verdetto? Questa sono io che ignoro il verdetto? Glielo ripeto per la milionesima volta. Mio padre è super straricco, schifosamente ricco. Mi farà uscire di prigione in un attimo. Chanel, i suoi genitori l'hanno abbandonata. L'hanno legalmente diseredata 3 settimane fa e hanno presentato un documento all'accusa in cui hanno dichiarato che ritengono che lei sia un serial killer. Vogliono anche farle causa per quella volta che è entrata con la Range Rover in salotto perché non voleva percorrere il vialetto. Ma quel vialetto è così lungo! Non si preoccupi, signorina Oberlin. Voi tre non andrete in prigione. Grazie. Voi andrete in manicomio. Cosa? Vede, voi tre siete i peggiori esseri umani che io abbia mai incontrato in tutta la mia vita. Non avete il benché minimo rispetto per gli altri, se non per voi stesse. Siete sgarbate, arroganti, narcisiste, razziste e squilibrate. Avete scelto di rappresentarvi da sole in un caso di omicidio aggravato. Sebbene vi manchi la conoscenza delle nozioni elementari della legge. E poi avete praticamente dormito per tutto il processo. È da pazzi. Tutta la vostra difesa consisteva nel gridare alla giuria che non avete ucciso nessuno. Per poi minacciare di ucciderli se vi avessero giudicate colpevoli. È un comportamento da pazzi. Chanel, lei è pazza! Per favore, in piedi. In piedi! Chanel Oberlin, Sadie Swanson, Libby Putney. Scusa, dimentico sempre che il tuo vero nome è Libby Putney. Vi condanno alla reclusione a vita nell'istituto di igiene mentale Palmer. La seduta è tolta. È stato in quel momento che ho avuto un'illuminazione. Forse aveva ragione. Forse eravamo delle sociopatiche. Forse non c'era mai importato niente di nessuno a parte noi stesse. Forse eravamo pazze, ma non lo sapevamo perché avevamo fatto impazzire la cappa circondandoci di ragazze che erano impazzite. I'll be your dancer.